Allora, buongiorno ragazzi, cercherò di fare una video lezione sui combustibili fossili, sperando che il programma stavolta salti. La classificazione dei combustibili. I combustibili sono quei materiali che bruciando in presenza di ossigeno, comburente, producono calore, energia termica. Nei combustibili è immagazzinata una certa quantità di energia chimica, presente nei legami esistenti fra gli atomi all'interno delle loro molecole. Quando questi legami vengono spezzati durante la combustione, una parte di questa energia viene rilasciata sotto forma di calore e di luce. Il valore economico di un combustibile dipende dalla quantità di calore sviluppata durante la combustione. Questa quantità può essere misurata sperimentalmente e prende il nome di potere calorifico. I poteri calorifici sono generalmente espressi in chilocalorie per chilogrammo o per metro cubo, a seconda che si tratti di combustibili solidi e liquidi o di combustibili gassosi. I carboni, i petroli e il gas naturale vengono comunemente chiamati combustibili fossili a causa della loro origine. Allora, passiamo alla legna da arte. Vediamo. La legna da ardere. Le piante, come abbiamo più volte ricordato, si sviluppano mediante il processo di fotosintesi, che rappresenta un accumulo di energia solare sotto forma di energia chimica. Quindi la legna può essere classificata tra le risorse energetiche rinnovabili solo se considerata come fonte energetica non esclusiva. Poiché il tempo necessario ad una pianta di alto fusto per svilupparsi completamente è di alcune decine d'anni, se si adoperasse solo la legna come fonte energetica, in pochi anni verrebbero distrutte tutte le foreste. La legna da ardere rappresenta ancora oggi il principale combustibile di uso domestico per cucinare e per riscaldare gli ambienti per circa un terzo della popolazione mondiale, specialmente in Asia, Africa e America Latina. Pellet, brichetti e cippato. La legna, il combustibile più antico del mondo, oggi è utilizzata in forme più moderne. Il pellet rappresenta una valida alternativa alle tradizionali fonti energetiche per il riscaldamento. La produzione di pellet offre la possibilità di utilizzare i prodotti di scarto che derivano dal settore agricolo e forestale. Il pellet è fatto di minuscoli cilindretti ricavati da segatura pressata del diametro di 6 mm, lunghi fino a 5 cm. La segatura e i trucioli di legname di conifera, abete, pino, eccetera, vengono puliti, frantumati, formati e pressati tramite macchinari speciali. Possono essere utilizzati come combustibile per stufe, camini e caldaie. I brichetti hanno una dimensione maggiore rispetto al pellet, diametro di 8 cm e lunghezza di 28 cm. Il materiale di base è formato sempre da segatura e trucioli. Il processo di produzione differisce rispetto al pellet, in quanto può essere aggiunto dal 40 al 50% circa di legno duro, faggio, eccetera, raggiungendo così un potere calorifico ancora maggiore. Il cippato è formato da scaglie di legno sminuzzato in piccoli pezzi dalle dimensioni di pochi centimetri. Il cippato, detto anche chips di legno, dall'inglese wood chips, viene ottenuto dalla frammentazione di legni vari attraverso particolari macchine dette cippatrici. Il cippato viene utilizzato prevalentemente per alimentare grosse utenze come impianti di cogenerazione e teleriscaldamento. Allora ragazzi, andiamo a parlare ora dei carbon fossili. I carboni fossili. I carboni fossili derivano da una lenta e graduale decomposizione che migliaia di secoli fa ha subito il legno di antichissime foreste sommerse dalle acque e sepolte poi sotto la crosta terrestre. Questa decomposizione è avvenuta in mancanza di aria, sotto l'azione di alte temperature e pressioni e in presenza di speciali batteri. Come sappiamo, i tessuti vegetali sono costituiti in massima parte di cellulosa, sostanza formata da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Durante la decomposizione, questi tessuti hanno perduto quasi tutto l'ossigeno e l'idrogeno e si sono trasformati in carbone. I carboni fossili più antichi risalgono alla fine dell'era primaria, a circa 300 milioni di anni fa. In quel periodo, grandi superfici della Terra erano occupate da immense foreste acquitrinose che, grazie ad un clima caldo e umido, si svilupparono per migliaia di secoli. Nell'era successiva, l'era secondaria, a causa di giganteschi rivolgimenti della crosta terrestre, questi grandi accumuli di legname furono ricoperti da detriti terrosi e sommersi dalle acque. Così cominciarono a formarsi i carboni più antichi come le antraciti e i litantraci. I
I successivi sollevamenti della crosta terrestre che formarono i continenti riportarono alla superficie i depositi carboniferi attualmente sfruttati. Questo ciclo, sviluppo di grandi foreste, alluvioni e rivolgimenti, formazione di carboni, continuò nelle ere terziaria e quaternaria, l'era attuale. Le miniere di carbone. I giacimenti di carbone si possono trovare a cielo aperto o più spesso scavando gallerie e pozzi per raggiungere gli strati carboniferi più profondi. Le miniere a cielo aperto comportano grave danno all'ambiente. Le zone interessate perdono ogni valore dal punto di vista agricolo e forestale. L'estrazione è effettuata da gigantesche macchine scavatrici, lunghe fino a 200 metri e alte 40 metri, capaci di scavare ogni giorno anche 100.000 tonnellate di prodotto. Il carbone estratto è inviato per mezzo di nastri convogliatori ai vagoni ferroviari che lo porteranno alle centrali termoelettriche o alle industrie di trasformazione. Nelle miniere vere e proprie si scavano profondi pozzi e lunghe gallerie laterali per poter raggiungere i filoni carboniferi più ricchi. La miniera deve essere ben areata perché durante l'estrazione si produce un gas inodore e incolore, grisù, altamente esplosivo. Nelle moderne miniere gli scavi sono meccanizzati e i nastri convogliatori portano il prodotto fino in superficie. Gli impieghi del carbone. Il carbone viene utilizzato per alimentare le centrali termoelettriche. Il carbone è stato per molti decenni la principale fonte energetica mondiale, fino a quando, verso la metà degli anni 60 del Novecento, non è stato superato dal petrolio. A seguito della crisi petrolifera degli anni 70, l'utilizzo del carbone ha avuto una notevole ripresa e molte centrali che funzionavano ad olio combustibile sono state convertite a carbone. In Italia il Piano Energetico Nazionale prevedeva la realizzazione di nuove centrali a carbone. Le popolazioni locali interessate hanno fatto però una forte opposizione a questi progetti per timore di inquinamento ambientale. Il carbone garantisce ai paesi importatori come il nostro una maggiore sicurezza per l'approvvigionamento, perché le zone di provenienza sono ripartite su tutto il globo in modo più uniforme rispetto al petrolio, che invece viene estratto in poche zone soggette a forte instabilità politica. Infine, per quanto riguarda gli impieghi non energetici del carbone, ricordiamo che è un'importante materia prima dell'industria chimica. Dal carbone si possono ricavare direttamente idrogeno, ammoniaca, metanolo e indirettamente carburanti, solventi, coloranti, esplosivi, materie plastiche, prodotti medicinali, antiparassitari, eccetera. Allora, ora parliamo del petrolio. Il petrolio. Il petrolio naturale, o greggio, è un liquido oleoso, più o meno denso, di odore sgradevole, di colore bruno, verde scuro, quasi nero, con riflessi azzurro verdastri. Ha una massa volumica inferiore a quella dell'acqua, quindi può galleggiare. Si trova comunemente negli strati profondi della crosta terrestre, ma talvolta scaturisce spontaneamente dalle rocce o persino affiora alla superficie, formando piccoli laghi. Attualmente è la più importante risorsa energetica mondiale ed è anche la materia prima di base per l'industria petrolchimica, che ci fornisce prodotti come le materie plastiche, le fibre sintetiche, i concimi chimici. Chimicamente il petrolio greggio è formato da una miscela di idrocarburi. Il petrolio è il prodotto della trasformazione di organismi vegetali e animali in seguito a complessi processi fisici e chimici svoltisi nel corso della lunghissima storia della Terra e che hanno portato alla formazione delle rocce sedimentarie. La ricerca petrolifera. Per trovare un giacimento bisogna sapere se il sottosuolo è costituito da rocce sedimentarie e se tra queste ve ne sono di quelle che possono contenere idrocarburi. Ma non è sufficiente. Bisogna anche aver identificato una trappola ed averla localizzata con l'approssimazione di poche centinaia di metri nelle tre dimensioni dello spazio. Per trovare le trappole si usano diversi sistemi. Il rilevamento aerofotografico è di grande aiuto perché mette in evidenza gli affioramenti rocciosi e ne indica la direzione e l'inclinazione. Si raccolgono poi campioni di terreno, carote, in superficie e in profondità, che vengono esaminati in laboratorio per scoprirne le caratteristiche. L'età dei diversi strati rocciosi è stabilita studiando i resti fossili che vi sono contenuti e misurandone la radioattività residua. Dopo questi studi preliminari si passa ai controlli diretti, impiegando diversi sistemi di ricerca. Alcuni di questi metodi si basano sulla misura del magnetismo e della gravità della zona dove si effettua la ricerca.
I vari tipi di roccia hanno magnetismo e densità diversi e la loro misurazione consente di ottenere un primo modello orientativo sulla forma del sottosuolo. Molto più esatto è il metodo sismico a riflessione, l'unico che sia praticamente in grado di localizzare una trappola con sufficiente precisione. Quando tutti gli esami preliminari hanno dato esito positivo, si procede allo scavo di un pozzo esplorativo. Quando il primo pozzo esplorativo dimostra la presenza di idrocarburi, è di norma necessaria la perforazione di altri pozzi per determinare con sufficiente precisione la consistenza del giacimento. La perforazione di un pozzo di petrolio è un'operazione complessa e costosa. Si innalzano le torri di trivellazione, in inglese derrick, armature che devono sostenere la trivella, una specie di grosso trapano che porta sulla cima uno scalpello, detto sonda di trivellazione. Il movimento di rotazione viene trasmesso da un potente motore ad una tavola rotante, che a sua volta fa girare le aste cave della trivella. Man mano che lo scalpello avanza perforando le rocce, si aggiungono nuove aste alla trivella. Nelle aste cave circola una corrente di fango sotto pressione che ha lo scopo di raffreddare la sonda e di trasportare alla superficie i frammenti della roccia perforata. Man mano che il pozzo progredisce, viene rivestito con tubi di acciaio cementati alla roccia. Quando il pozzo raggiunge la trappola petrolifera, gli idrocarburi che impregnano la roccia fuoriescono liberamente, spinti dalla pressione del gas o dell'acqua. Si toglie allora la sonda di trivellazione, si inserisce un tubo di acciaio forato e si fissa alla testa del pozzo un complesso di valvole, chiamato albero di Natale per la sua forma, che regolano il flusso di petrolio. Soltanto una parte del petrolio, circa il 30%, viene estratta dal giacimento. La restante parte aderisce fortemente alla roccia e non può esserne staccata con i metodi normali. In alcuni pozzi, la pressione esistente che determina la fuoriuscita del petrolio può diminuire. In questi casi vengono installate delle pompe d'estrazione. Il petrolio grezzo estratto dal giacimento è immesso in grandi serbatoi di sedimentazione, dove si depositano i fanghi, i frammenti di roccia e l'acqua sospesi nel fluido. Viene poi portato attraverso apposite tubazioni, dette oleodotti, direttamente alle raffinerie o più spesso a grandi centri di raccolta vicini ai porti di imbarco, dove gigantesche navi petroliere lo caricano e lo trasportano alle raffinerie di destinazione. Gli oleodotti. Un oleodotto, in inglese pipeline, è formato da grandi tubi di acciaio che possono raggiungere anche i 90 cm di diametro e la lunghezza di 10 metri ciascuno, i quali, uniti tra loro, coprono distanze di centinaia di chilometri. La costruzione di un oleodotto è perciò molto costosa e anche la relativa manutenzione richiede una continua cura per preservarlo da guasti o perdite. Le tubazioni possono essere appoggiate sul terreno, ma generalmente sono interrate. Durante la loro posa si devono spesso superare grandi difficoltà, quali l'attraversamento di montagne, di grandi corsi d'acqua, di deserti, di giungle o al contrario di zone intensamente popolate, cercando sempre di rispettare l'ambiente naturale. Il petrolio scorre nelle tubazioni spinto da apposite stazioni di pompaggio che ne assicurano la marcia regolare. Per mezzo di speciali dispositivi di controllo, in un medesimo oleodotto possono essere trasportati prodotti petroliferi di diverso tipo o appartenenti a diverse società, senza che questi si mescolino tra loro. La raffinazione del petrolio. Il petrolio greggio è un miscuglio di numerosi idrocarburi, molto diversi tra loro per la composizione chimica. Le varie lavorazioni di separazione dei vari componenti avvengono in grandi complessi chiamati raffinerie. Il primo trattamento cui è sottoposto il petrolio greggio è la distillazione frazionata, in inglese topping, che ha la finalità di produrre le diverse tipologie di idrocarburi da trasformare poi nei vari combustibili. Gas di raffineria, benzine, cherosene, gasoli, oli pesanti, residuo. Gli idrocarburi ottenuti da questa prima distillazione non possono essere immediatamente utilizzati come combustibili, ma devono subire ulteriori processi di raffinazione per eliminarne le impurità e migliorarne le caratteristiche fisico-chimiche. Il residuo di topping viene nuovamente distillato entro torri a bassa pressione, a temperature inferiori a quelle precedenti, ed in questo modo si ottengono nuovi cheroseni, gasoli ed oli lubrificanti. I residui di questa seconda distillazione costituiscono i bitumi, impiegati come impermeabilizzanti e soprattutto nella produzione di asfalto per la copertura delle strade. Impieghi del petrolio. L'olio combustibile, derivato dal petrolio, è utilizzato per produrre energia elettrica nelle centrali termoelettriche.
In un altro tipo di centrale, detta turbogas, si può bruciare gasolio o metano per far funzionare una turbina a gas.